Nel girone ovest di Serie A2 sa solo vincere la capolista Casale Monferrato, che non si lascia ingannare dall'abbordabile testa coda con Napoli e schiaccia anche i partenopei. Senza Sanders, fuori per infortunio, con gli azzurri capaci di tenere testa solo un quarto, è stato Marcius il protagonista dei piemontesi, che tra alti e bassi dominano il match ed allungano la loro striscia di vittorie casalinghe in regular season, con l'ultima sconfitta datata 30 marzo nel derby contro Tortona. E con un grande ultimo quarto torna al successo Agrigento, che passa a Rieti con Pepe decisivo dal perimetro nel momento del massimo sforzo dei siciliani. Vince e convince Scafati, tra i nostri top di giornata, che nel big match del nono turno supera e stacca in classifica Trapani, ultima squadra vittoriosa in casa del gialloblu nel corso della stagione regolare. E convince finalmente anche il duo Sims-Poletti in forza all'Eurobasket Roma, tra i tandem di lunghi più competitivi della categoria, ma che finora ha faticato non poco. Contro Treviglio i due giganti forniscono una prova di livello, conducendo il bianco-blu alla vittoria grazie a due perfetti quarti centrali ed entrando con merito nella nostra top 3, dove trova collocazione anche una Tortona che reagisce a due KO di fila sbancando il parquet di Legnano, inviolato in regular season addirittura dallo scorso 29 gennaio, quando fu l'Eurobasket ad uscire dal palo a Borsani con i due punti in tasca. Johnson e Spandero conducono i Leoni ad una vittoria rimarcata con un lungo decisivo negli ultimi 5 minuti. Legnano, il nostro unico flop di giornata, accoglie il secondo KO consecutivo e manca l'aggancio in classifica a Biella. Cagliari Virtus Roma si disputerà mercoledì a causa di motivi di ordine pubblico che non ne hanno permesso lo svolgimento lo scorso sabato come da programma, mentre anche ad Ovest si registrano modifiche al calendario a causa delle qualificazioni mondiali che vede impegnate le nazionali. Se Siena Latina hanno rinviato il loro match al 7 dicembre, si è giocata in anticipo Biella-Reggio Calabria, una bella partita che ha visto il successo dei piemontesi sulla scia dei 40 punti del duo Bowers e Ferguson e della brillante doppia-doppia del giovane Whittle. In classifica procede a vele spiegate il campionato di Casale, mentre Scafati aggancia Legnano con Agrigento, Trapani e Tortona nelle immediate retrovie. Respira l'Eurobasket Roma, mentre si fa ancora più complessa la situazione di una Virtus Roma che ha esonerato coach Corbani e scelto Beghi per proseguire la stagione. Nel prossimo turno, big match tra Scafati e Biella, con Casale attesa dal difficile test di Rieti. Molto interessante lo scontro diretto tra Tortona e Trapani, con Legnano di scena a Roma contro l'Eurobasket ed Agrigento che attende la Virtus. In zona play-out, delicata sfida tra Treviglio e Siena, mentre Napoli cercherà il suo secondo successo ospitando Cagliari.